Welcome to the Giappone. Eccoci qua, freddo il gelo. Buonasera, ma come avevo pulito? Pensavo aver pulito, invece ancora super sporca la lente. Porca miseria, non ce l'ho un pannetto, qualcosa. Dai, Leonci. Fa freddo, non fa freddo, non riesco a capire. Andiamo per oggi, andiamo di qua. Ah, tutto sto lens flare esagerato. Avrei dovuto pulire meglio. Che freddo di merda. Fa freddo. Alla fine fa freddo. Vediamo un po' dove ci porterà la levetta di oggi, sempre più presto, sempre più esagerato. Si fanno 6 gradi tipo. Ma non mi acquieterò. Sono appena uscito di casa, dal letto, quindi mi serve un attimo di. Esattamente, ma chi muovo fa? Ma che muovo fa? Ciao Mario. Che mo fa fa? Terribile. Domani devo stare tutto intero, quindi non mi devo via troppo freddo. Domani è importantissimo, importantissimo. Ci fosse un posto dove sta chiuso, ci andrei alle 5 e mezzo. Lo sapete, non c'è giusto il combini, manco un baretto. Datemi un baretto. Un baretto coi cornetti. Buongiorno cucù. La coppe, fatela 24 ore la coppe. Ma però possiamo andare al supermercato di là. È vero. Un po' di mal di gola, io un po' non sto già benissimo, sto già acciaccato, a dire la verità, grazie sofficino. Tutto bene, molto. Stressato al lavoro, ma non per negatività, perché sono impegnato proprio. Sono veramente super impegnato perché stavo preparando una cosa e quindi uno stress proprio perché sono proprio impegnato. Ciao Alessandro. Ma il bot non funziona più davvero, porca puttana, eh? Il bot è morto. Il bot è morto proprio. Perché è morto il bot? C'è Chris in zona tendenza, speriamo di rivieno, ho becco da 5 anni, ho beccato una volta, partecipando a un evento, l'ho conosciuto, poi l'ho contattato un paio di volte, ma mi ha ghostato, probabilmente il mitico Darion ha preso spunto da Chris Broad per il ghosting. Grazie per i cheer, oh, grazie Anto, è morto il robottino comunque. È morto, devo resettare a casa. Grazie per i ciro. No, siccome probabilmente scammerò qualcuno, scrivetemelo quando c'è sta qualche cosa, qualche abbonamento, ciro e cose simili, che purtroppo sono saluto, è morto il robottino. È stato definitivamente ucciso. Il robottino. Non c'è proprio il bot in lista. Hai capito. Mortacci loro. E quindi si devo resettarlo. Ho capito. Senza bot. Basta, ormai l'intelligenza artificiale ha stancato. L'intelligenza artificiale ha stancato. Basta, forse è stato bannato il bot, chi lo sa. Vedremo un poco, mazza, è freddo, tutto buio. Guardate come sto io. Chi è? Mamma mia. Ma infatti, do cazzo vai, c'ha proprio ragione.
Grazie Darky Kwon per l'abbonamento. Grazie. Un filo di bottone. Sono tutto bene, mo appena riesco il video lo voglio fare. Guarda come lampeggia il tomare, lo stop. Wow. Vorrei fare il video, però non vorrei farlo da solo. Grazie Frank. Non vorrei farlo da solo, vorrei o chiedo a Ciaro o chiedo a qualcun altro di riprendermi mentre faccio il tour della casa. Perché voglio un attimo far vedere meglio la situation. Mi serve un aiuto regista. Ed Ark, ma io poi di live faccio a st'ora, purtroppo. Qua in Giappone è il sole 5 e mezza, ancora non leva, al contrario, nonostante sia il sol levante. In inverno tra una mezz'oretta inizia a uscire. Niente, niente, The Tracing troppo però, troppo. Abbiamo messo troppo lens flare, non va bene. No, speriamo, andiamo al supermercato. Andiamo al supermercato, famo se un'ora e mezza dentro al supermercato al caldo, troppo, troppo, questa scheda grafica si sta a bruciare. Così vedo gli astigmatici, è vero, se mi tolgo gli occhiali vedo così anch'io, effettivamente. Madonna, ciao Sciarpone. Poi martedì devo andare a Tokyo per rinnovare il passaporto. Cioè, io per pa rinnovare il passaporto spendo l'ira di Dio perché bisogna andare a Tokyo. Poi scopro che si poteva fare tramite missiva, ma non credo. Perché bisogna prendere appuntamento e da là portare il passaporto. Sendai, sendai. Cosa ci devo passare? Yakiniku, negozio di Yakiniku. Fosse aperto, apri 24 ore, no? Così mangiamo la carne a. alla piastra alle 5 e mezza di mattina. Buongiorno, buongiorno. Oh, oggi ce la faremo arrivare a 100 almeno. Vabbè, c'è la maratona di Dario e tutto il resto, però su su 53, ma ancora almeno 100 ancora. Ma questi cartelloni per le po cose politiche che non l'hanno mai tolta, adesso è inquietantissimo. Che inquietantissimo, adesso è rimasto soltanto il sorriso con gli occhi. Rispetto a 6 mesi, no, lo diano subito il passaporto, spero, almeno mi hanno detto così, se no sono bei cazzi. 6 mesi è tantissimo. Ma che miseria. No, a me mi devono dare subito il passaporto. Assolutamente. Hanno detto che lo davano subito, poi speriamo bene. Esattamente, c'è le chance. Cioè io se vedessi me stesso direi, ma chi è sto scemo, sto matto, ma che lingua parla, ma che cazzo sta a fare questo? Ah sì, 500, ah sì, poi da te è vero, sì. È bello, però oddio, si fa a Tokyo. Però a Tokyo veramente devi prenotare, sono tipo pochi slot al giorno, quindi magari è quello, eh. Anche quello magari che cioè non sovraffollano. È ridicola la situazione dei passaporti, oddio, speriamo, perché forse devo, perché vorrei tornare in Italia assolutamente. Mamma mia, arriva tu, ma questo, ma che cazzo fa questo? Madonna, sta a vedere che mi conviene fare il passaporto in Giappone tra un cazzo e l'altro. Sta a vedere che mi conviene alla fine. Andiamo al supermercato, va. 10 anni, oh. Scade proprio mo, no, scade a giugno, però
6 mesi mi riprendo anticipo, perché lo sapete come funziona, no? Se poi c'è il passaporto non in scadenza prima dei 3 mesi, sempre queste cose escono fuori. È un po' rischioso. Ah, ecco, Napoli no cama. Abbiamo ritrovato la sua bella pizza. Il mio compleanno ci passerò. Il compleanno di Ciaro, il compleanno di Sagurina. Stavamo inventando sta cosa. No, il Pepsi me ne ci ho giocato 2 secondi poi in generale, ma l'ho lasciato il Pepsi Man. Più di tanto. Avevo visto la puntata dell'Angry Video Game Nerd. E ci giocava. It's gonna take you back to the past. To play this shitty game that suckers you rather have. A buffalo. Take a diary and don't think it's ears. Ragazzi, siamo solo 53, dai, che siamo già arrivati a 95, dai, ditemi la verità. Non so se sia solo io, siamo però loro che hanno 6 mesi di validità, non 3. Vabbè, comunque ci rientro perché. No, siamo 66, ci rientro perché sono 6 mesi proprio. Appena vado. Appena vado all'ambasciata. Come 66, dai, arriviamo a 100, poi andiamo al supermercato, dai. Aperto 24 ore. Di Walmart, in verità. Fa parte della catena di Walmart. Tu ci sei attraversato di là, eh. Ciao, Skunky Funky, tutto bene, appena trasferito. Vai, non ti preoccupare, vai. Non ti preoccupare, vai. Sta senza pensieri. Appena trasferito, sta un po' impegnato. Un po' così. Arrivato su per l'uscita. La notte vola. Com'era vola, la bomba sulla scuola, la preside che vola. Sì, lo voglio fare, Denubis, lo voglio fare. Solo che, dicevo, voglio trovare qualcuno che mi riprende, non voglio fare. Non voglio farlo in prima persona, voglio fare terza persona. Quindi o chiedo a Ciaro oppure chiedo a Spinacio, loro. Anche di farlo, penso che questo fare così alla fin fine. Ciao Dragù, mannaggia, dopo lì, dopo da qualche parte, dopo lì un attimo meglio la cazzo di lente, terribile. Terribile. Andiamo da Seiyu. Ciao Daniele. Siamo a Seiyu. La catena di Walmart. Andiamo a vedere da Seiyu. Ah! Ha scoccato. Poi è chiuso, no, da 24 ore sei, non può essere chiuso. Non può essere chiuso. Però no, facciano storie alle 5 e mezza di mattina, 5:41 di mattina. Speriamo non facciano storie. Speriamo abbia anche un distributore di caffè. Le Miel Bakery stanno bakando, eccoci. Un attimo pure è uguale, cambia un cazzo.
Eccoci da 6. 24 ore, ragazzi. Supermercato, non combini, proprio supermercato. Aperto 24 ore. Eccoci, guardate, siamo anche in TV. Qui sono gli addobbi di Capodanno. Guardate, è già iniziato il Natale e Capodanno. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Qua invece è il contrario, Natale con chi vuoi, Capodanno con i tuoi. Ricordiamo in Giappone. Seiyu è di Walmart. Capito? Capito? Americano, è di Walmart, Seiyu. C'ha un po' di decadenza, effettivamente. C'ha un'atmosfera un po' decadente. Gli agli cinesi a 99 yen. Vediamo qualcosa di particolare. Vediamo qualcosa di particolare. Questo è Naganegi. Questo è un tipo di patata lunga e un po' strana, un po' particolare. Hotel Salad, 239 yen. Lattuga, 199 yen. Purtroppo non ho niente KFC. Prenderò un surrogato. Pomodori adesso costano come l'oro. 349 yen, 376 yen con la giunta delle tasse. Pomodoro. Non lo so, mi dà l'idea che sono gli altri supermercati sono più belli. Se io un po' alla rinfusa, un po' messo a caso. Dì, guardate, questo è tutti gli amici vegani. Tofu protein. Guardate, in Giappone lo dico sempre, il tofu non è solo per vegani, il tofu lo mangiano chiunque, si mette la carne sul tofu, si mette di tutto, il tofu è per tutti, sankakuage, molto buono. Sankakuage, tanti tipi di tofu diversi, vedete, al sesamo. Merry Christmas. Altri tipi di cognacco, che è fatto di una patata particolare pure questo. Un sacco di patate, diciamo pure, tipi di patate. Un sacco di cibolle, 3 cibolle, 200, 301 yen, 3 cibolle, ragazzi. Qua sono altre cose, queste sono più robe tipo surimi, no? Oltre al surimi sta anche tant'altra roba. Terribile, terribile, non mi piace. Natto, cioè completamente. C'è l'angolo del natto, ragazzi. In Italia non ce l'avete, ma io con Spinaci abbiamo fatto questo tipo di video, vedi, storico ormai, anni fa. Capito? Questo sembra prosciutto parmigiano, invece sono germogli di bambù, sembra una fetta di parmigiano, di Asiago forse, più che provolone, sembra più provolone invece. Quello. Qua invece abbiamo i ramen, anche di catene famose, eh? Vedete se è Sendai, ecco. Un po' di Sendai, oppure devi semplicemente Udon, ramen, quello che è, oppure Doraemon, vedete, che pubblicizza Dora Doraemon, eh? Questo non è, credo che sia latte, credo che sia, questa è Amazake, Amazake, il sake non alcolico fatto con lo scarto del sake. Cioè, siete azzittiti, vedo tutta la carne, sta 300 kg, poi vince. Da dove viene? Americana, carne americana questa, eh? E come va la linea? Va bene? Prende bene? Questa è carne un po' mischiata, questa però americana, no? Qualcosa di, vabbè, giustamente poi Walmart. Questa è giapponese, ma hai visto così bianca, bianchissima, so bianchissima, scusate, vedi, non grassa, così rossa, rossa, rossa. L'angolo delle offerte, l'angolo delle offerte, non le offerte tipo ti metti i soldi e paghi l'offerta, le cose messe a meno, e un peperone in offerta, 78 yen, paprika, peperone. Però si vede che c'è la cosa americana, vedete la quantità, eh? Che pacchi di carne. Sto un po' Sendai ancora centro, ma al limite. Vediamo qua. Suboan, questa no?
fagioli rossi, questa con i pezzettoni. La marmellata di fagioli rossi con alcuni pezzettoni. Stiamo qua a Sendai, qua tutto il miso. Mi piace il miso, mi piace abbastanza, c'è un sacco di mociaro ovunque. Vuole tutta roba mutenka, quindi senza conservanti, quindi pure per questa cosa dobbiamo stare attenti alle cose senza conservanti, capito? Compriamo sempre cose senza conservanti. Qua il dashi, quindi essenzialmente estratti o quantomeno roba secca, anche questo è tutto questo cazzuo, no? Questo è il pesciolino, perché questi sono tutti estratti di cazzuo, che non è una parola, non è che sta di una cosa porno, è il cazzo del tonnetto, no? In questo caso il tonnetto è il cazzo estratto, quel cazzo bushi, però messo che ci fai gli dai come si dice, il sapore, ci fai il brodo, ecco, ci fai il brodino che poi diventa il sapore di base, ma non è solo il cazzo, sta anche i pescetti, mannaggia i pescetti, c'è anche il kombu. Che l'alga, no? Particolare, dà un buon sapore alle zuppe. Poi tutto, miso, punto. Non è OGM, è proprio senza conservanti, senza additivi, quello che cerca. Questo vede, cazzo gusci proprio, sempre il tonnetto tritato, no? Che se mette, lo metti sui okonomiyaki e balla, danza. Un po' di queste salse di soia e tsuyu e dashi, non soltanto salse di soia, e anche altre zuppette, salsine, anche l'aceto, c'è un po' di tutto. Questo è proprio più da qua, questa è proprio la salsa di soia, questa è proprio la salsa di soia, l'angolo salsa di soia, vedete, anche proprio a litri giustamente. E qua c'è l'angolo della carne, la ciccia di tutti. Vediamo qua che c'è l'angolo curry, l'angolo liofilizzato, caffè, no, che è? Di cose, sì. La zuppa però già tutto, se tu metti, si espande tutto, diventa tutto pronto. Il knorr, il curry. Esattamente, dragone, io la penso assolutamente così. Tokyo, bella, ci può andare a fare in giro, ma andarci vivo a Tokyo non ce la faccio proprio. Ripeto, c'ho avuto l'occasione di andarci a vivere. Chikawa, di cui Sakura è innamorata. Innamorata di Chikawa, la sua serie preferita. I suoi personaggi preferiti. Qua tutte altre bustine preparati, essenzialmente il mapo tofu. Non credo sia il tofu dentro, sì, no, penso che bisogni. No, c'è sia il tofu che la carne. Non so più parlare italiano, madonna. C'è sia il tofu che la carne, è già pronta questa. Lo riscaldi e hai fatto. Mapo tofu è già pronto, è già pronto. Va buono il mapo tofu appunto. Qua tutta la soba, giù vari soba, questo è interessante perché la soba non è sempre, cioè, la soba è tipo il grano saraceno, un tipo di grano saraceno. E a volte la soba, non è, la maggior parte delle volte non è completamente fatta da grano saraceno, spesso e volentieri è soba, ma con una percentuale di qualcosa. Invece giù vari sopra, giù vari ho di 100%, un altro modo per dire 100% è al 100% di soba, di grano saraceno, soba, di grano soba, cioè non è proprio, è grano saraceno ma è tipo soba. Se invece al tè, sta a Sendai, raga, ma ci arriviamo a 100, dai che ci arriviamo a 100. Poi altri tipi, non è solo soba, stanno umen, somen, c'è un sacco di roba, tutti diversi. Vabbè, come gli spaghetti, che non so, solo spaghetti, sono spaghetti akitara, spaghettini, uguale. C'è tante varie cose, cioccolatini di vario tipo. Andiamo a vedere le schifezze. Queste sono le patatine. Buongiorno. Tutte patatine. Che c'è di particolare? Queste sono quelle di cia spinacio. Quando c'è scritto uso shio vuol dire c'è poco sale. Bisogna prendere quello dove c'è scritto sale, perché c'è scritto uso shio di solito, quindi poco sale. È una battuta spinacesca, quella un po' difficile, non prendere perché così c'ha meno sale. Le patatine, ogni tanto c'è la crisi della patata.
la patata, c'è in Giappone. Stanno vedete sempre al gambero, che dai ai gabbiani. C'è Mario, Bar Mario, che è perversa. Vedete, con le chip star che sono delle finte Pringles giapponesi, essenzialmente. Qualcuno ha scammato qualcuno? Lello, che hai fatto? Lello, che è successo? Lello, che ti ho scammato? Che ti ho scammato? Che ti ho scammato, Lello? Che ti ho scammato? Qua invece abbiamo l'angolo abbonamento, grazie Lello. Scusate, poi non funziona neanche il bot, scusate, stavo preso a parlare, scusa, ditemi se ho scammato qualcun altro, e fate l'abbonamento, raga, che mi devo pagare il mutuo. Questi sono tutti i vari yakisoba, udon, cose varie, ramen di vario tipo. Che costa un cazzo 139, ma io ragazzi, io non la magno sta roba, vedete? Ci sta anche Spy Family, io sta roba non la magno. Perché mi fa schifo. Ma neanche dice ogni tanto la magno così. No, non la magno, raga, non la magno. Poi prima o poi magari mi ricrederete tutti i Nishin. Questo non c'è neanche le selezioni, forse ce l'ha da un'altra parte, le selezioni quelle con ramen almeno un po' più particolari. No, questo e basta, mi sa. Che la yakisoba, no? Questa è tutti i tipi di yakisoba, lo fecero anche al cioccolato. Fanno al cioccolato a San Valentino. Non funziona niente purtroppo, non ho, è rotto il bot. È rotto il bot, si è rotto. Tutti ramen, zuppe, surgelati, cioccolatini, ma qua stanno a comprare, ci passiamo più tardi. Le pizze, guarda le pizze, la pizza, la pizza. O ditemi se vi scammo, questo è un prosciutto crudo che non può essere chiamato prosciutto crudo. E vediamo, c'è ancora il bando, attivissimo il bando sul prosciutto crudo italiano. Qua c'è il caffè, no, qui non hanno caffè italiano, però non è detto che non ci sia, perché l'altra volta ho trovato della Lavazza da un'altra parte. Poi c'è Starbucks, che è imperversa. Il bot è andato in pensione, sì, si è stancato, non lo pagavo, si è arrabbiato. Le marmellate, la marmellata è il miele, vedete? E qua tutti i tè, qui quanto tè c'hanno in Giappone? Un sacco di tè, un sacco di tipi di tè, Mugicha, Sencha, Hojicha, Urongcha, Coca-Cola cha, Coca-Cola, Guava, vedete, guava. I KitKat, mo ci andiamo a vedere. Ma siamo arrivati a 100, dai, dai. Vedete, qua stanno tutti gli azuki, tutti i fagioli rossi in scatola. Molto bello. E sake, l'angolo del sake, abbastanza rifornito. Urakasumi, roba della zona, vedi? Urakasumi, bello questo. Di date, di date. Poi abbiamo Ichinokura, tante altre belle marche, Suminoe, queste tante belle cose. Poi vedete, si va un po' più giù, sta il famoso Nidoroshi, che io bevevo da quando ero ragazzino, ma non lo bevo più perché bevo solo roba buona. Tutti i sakeini in one cup, che questi fanno schifo, ma esistono varietà di sake molto buone fatte così, a bicchierino in verità, se vai nel negozio giusto. Vedono quelli buoni pure fatti così, che è molto pratico, da alcolista non anonimo, ma conosciuto, alcolista conosciuto. E poi sono tutti shochu invece, qua è diventato shochu, no? Non è alcolico, non è sake, è shochu, quindi tutto sui 15 gradi, no? Di patata, di per la patata oggi, di patata, di riso, di grano. Esatto, non alcolista studiato, alcolista famoso, non alcolista. Questi kakipi, come si chiama, spinaci kakipizzi, sempre spinaci nel cuore. Sono dei snack tipici giapponesi, hanno tanti sapori, però stanno anche al cioccolato, molto buoni. Vediamo i cioccolatini, vediamo. Guardate quante schifezze c'hanno. Soy joy, vedete? Piacere joy, io soy Davide.
battutina. Sti calori mete io non ho mai capiti. Vediamo, vedete qua c'è sta il merchandise, fa la grande Pretty Cure, e sta invece anche mi dica sempre Anya Forgia del mitico Spy Family, Super Mario, Kora Ichikawa, Sumiko Gurashi, One Piece, Yu-Gi-Oh!, quell'altro de calcio, non mi ricordo come si chiama, tutte belle cose, Bisco, questi sono famosi Bisco, i pochi ma buoni, no? Sono tanti oggi, no? C'è pure Toppo, che è della Lotte, quindi la risposta è, cioè, non è una sottomarca, è comunque Pochi Farlocco, ma di una famosa marca, e dei Pochi, i cosi, no? Poi hanno il cioccolato, il cioccolato, che mai si mangiate il Pandoro al cioccolato. Poi questa roba la metti in mezzo, loro infatti alcuni ci bevono anche il sake, i cioccolatini, non so se sai proprio gli alcolici in generale. Major, la cioccolata è giapponese, manca di qualcosa. Kit Kat c'è poca roba, cioè è normale. Lo tonano a masala, la dolcezza per grandi, quindi vuol dire semplicemente c'è un po' più amaro, il cioccolato un po' più amaro, e poi al cosa invece, al tè verde. Sumiko Urashi è un'altra di queste serie per bambini che vendono pupazzetti carini. Cioccolato 95%, la Madonna, 86%. E qua tutte le Meiji, la famosa marca, ma anche Gana. Sono ok, ma non c'hanno. Cioè, sono un po'. Manca il mordente. Ho mangiato questo l'altra volta, è buonissimo a Grand Marnier. Buonissimo. Buonissimo, c'è quest'altro Rummy che è famoso, ma questo è il Grand Marnier, delizioso. E guardate, orgoglio italiano, ciao Jesse, orgoglio italiano, tanto ragazzi, guardate, se volete aiutare il canale, un abbonamento, qualsiasi tipo di aiuto è veramente graditissimo, ragazzi, con Amazon Prime è gratis per voi, quindi rinnovate, lo so che non avete rinnovato, ragazzi, lo so che non avete rinnovato, lo so, è un fatignore, è un fatignore. Vi seguo, vi seguo. Qua stanno altri ramen pure. Non era. Vabbè, era il dipartimento di prima. E poi questo è il male assoluto. Male assoluto. Insulto questo al nostro paese. Un insulto deliberato al nostro paese. Grazie. Vedi, avverto quando uno entra nella zona degli alcolici. Questa, vedete. Il chamisul, che è lo soju coreano, e va alla grande vodka, gin, tutto, whisky, chita, au, il whisky dei Totti, au, altro non c'è, sta il Nikka, che sta con lo Scrauso, cioè Carlo Rossi, famoso australiano, se non sbaglio, o americano, forse era americano, c'è qualcosa del nostro amico Tavernello, non credo qui. Però poi caro, c'è un Chianti, boia, adesso un bel Chiantino. Buon governo, cosa è questo? Piccini, buon governo. Andiamo a vedere. Aspetta, qua è il riso, perché lui lo devo far vedere ovviamente. Sta famoso a casa sua, vedete, i pacchi di riso, 3.890 yen, 1.000 grammi, cioè un chilo, 10 kg, che è un chilo, 10 kg. E qua tutti gli snacchini, tutti i pesci secchi e baccalà, e, tutta roba, pesci, calamari secchi, tutto secco. Grazie Omar Old Man, grazie, scusate, saluto il bottino, grazie, grazie, non voglio scammarvi, scusate. Questa l'angolo yogurto, grazie, grazie Andrea, oggi sei il bot ufficiale di Giappone. Andiamo a vedere i gelatini, ci sono, non di stagione questi. Non di stagione. Credo non ci sia una macchina del caffè. Gli onigiri, un sacco di onigiri. La fidanzata da fare non pagava le tasse, sì. Questo non ti vedi? Tramezzini. I sushi non hanno proprio una bella faccia, come direbbero a Napoli, eh? Non tengono una bella faccia. I sushi, però se sta in Kimikona,
alle 5 di mattina l'unico posto che mangiate il sushi qua nella zona è qua. Che devi fare? Devi qua, chi mi conosce sushi, no, devi il panino con le fragole, che è sempre un grande classico. Oggi, vabbè, giustamente a quest'ora c'è poca roba, sono i bento, ma sono pochi. Pochi bento, vedete? Però ci stanno. Il pollo, i fritti, il yakodon, questo che è, home rice, la napolitan, ecco, con un bel hamburgerone sopra. Ma quello sì, se volete mangiare l'olio che niente, probabilmente. Probabilmente sì, qua stanno altre cose fresche così, fresche come voi, perché voi siete very fresh. Forse le birre non abbiamo visto, erano proprio le casse, ma non hanno una grande selezione qua. Vediamo come andiamo a caffè, no, siamo dove stavamo prima, ma se potete portare a casa 10 litri di shochu. Non abbiamo visto l'angolo pasta, ma mi sembra ci sia. Ma va a trovare, la trovammo l'angolo pasta, devo un attimo leggere su, pasta 2, reparto 2, reparto 2, vediamo la pasta, più scatolette di tonno, ecco la pasta, c'è la de Cecco, costa tantissimo, raga. 386 yen, 500 grammi, però ho trovato un altro negozio un chilo allo stesso prezzo, devo dire la verità. Pasta felice, ma quanto sei felice? Vediamo da dove viene questa pasta felice, 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 questa pasta felice, da dove viene? Dalla Turchia, questa cosa della cazzo di pasta turca è una piaga sociale, la pasta turca. Pasta felice, pasta di merda c'hanno qui. Pasta felice, questa pure sarà turca, figurati. 400 grammi. Turca, turca. Turca. Una pasta che si cuoce in 5 minuti. Le salse pronte, terribili, terribili, terribili. Ci abbiamo fatto il video, no? Con la carbonara. Terribile, terribile. Ancora qua, guardate, una cosa del genere, no? Fanno queste cose. Ma lo spam, ragazzi, ricordatevi che il canale si legge anche soprattutto grazie ai vostri abbonamenti. Se ancora non siete follower del canale, followate, per voi è un piccolo click, per me è un grande aiuto. E se avete Amazon Prime, mi raccomando, per voi è gratis, potete dare un grande aiuto al canale. Questo è lo spammino delle 6 e 5 di mattina, andava fatto. L'olio? Ah, vediamo, io dovrei comprare pure l'olio. L'olio anche è salito molto, eh. Mezzo litro di olio, quanto viene di mezzo litro di olio? 999 yen, 1078 yen. Pumas oil, che cos'è? Olive pumas oil. Extra virgin olive oil. Da dove viene questo qua? Da dove viene questo? L'ho assaggiato lo spam, non è che è cattivissimo. Non so, sì, spagnolo, oddio. Oddio, spagnolo. Spagnolo. Ma l'olio si deve comprare nei posti che fanno import di roba. Pure questo spagnolo. E stiamo facendo fottere da tutti, ma lo vedete? Spagna, olio spagnolo, pasta turca, prosciutto portoghese. Ma porca puttana, guarda. Prodotto più olio che in Italia, ma ci credo, ci credo. Ma per cucinare va bene. Mutande, mutande, 7 euro per mezzo litro. Sì, in Italia è pessima la situation, però per voi il mezzo è 7 euro, per me sono 10 euro, è uguale, no? Per me è come se fossero 10 euro per mezzo litro. Poi di 100.000 yen le spendi incazzate. La passata di pomodoro, c'è pure il berrete, si trova, certo. Torniamo là, andiamo a vedere pure la passata di pomodoro. Che non si incazza. Andiamo a passare il pomodoro. Poi dico che sia della mia famiglia, al massimo. C'è sta mia nonna che mi guarda adesso, sono in Italia, prima di andare a dormire.
Vai a vedere un attimo come era passato il pomodoro italiano e giapponese. Ci sta, ci sta. Questo, a parte il mio Kagome che fa sempre ridere per un italiano. Perché costa così tanto? Non dovrebbe costare così tanto. Costa 250, dovrebbe costare 100 yen, una cosa del genere, ma vabbè. Cioè, oh, però aspetta, fermi tutti. Questa dovrebbe essere italiana, tra l'altro. Italiana. Dovrebbe essere italiano, sì. Itariatto c'è scritto, ma dove cazzo sta scritto? Vabbè, ma l'importante è che sotto abbiamo la valfrutta, la natura di prima mano. Ragazzi, abbiamo la valfrutta, la natura di prima mano. Bellissimo, no? A me vedo queste passate così. Queste sono molto buone. Del monte, però. Io le trovo a meno, 2,29, non costano di tanto. Però dipende, perché questo vendo un po' di tutto, che sono negozi che hanno più roba, hanno anche le. Cioè, ripeto, se andate a un posto come Caldi, c'è cioè la roba importata direttamente dall'Italia, c'è cioè più roba. Va bene. Direi che possiamo andare. Qui stanno esplodendo cose. L'angolo Cessi, se volete, sono. Grazie, prego. Benvenuto. E questo è. La birretta, buona, bella, la finta, molto bello. E qua sta l'angolo Rivestine non porno, non porno. C'è anche qualche manga, qualche rivista manga. Questo ragazzuoli. Se avessero una cacchio di cosa del caffè sarebbe meglio. Signore, la cassa giustamente dice: ma questo che cazzo sta a fare? Questo è la frutta. C'è anche Yuk che mi fa vedere l'acidità. Hanno una marca, ma la producono lì. Ah, ecco. Penso è proprio il commesso esterno che fai la fai 5 del mattino. Esatto, stranissimo, no? Stranissimo. Prendo i porno e vado grigio. Ora andiamo. Ma vi dirò, uscite da qua, non fate anche tanto freddo, oggi c'è anche qualcosa quasi primaverile, guarda l'aria. Passo il rosso, mi spiace, non fatelo ragazzi, ma vedi, a stora che cazzo abbiamo. Vedete, inizia ad albeggiare. Vedete? Ora vorrei un combini per il caffettino. Ah, la pula! La pula, la pula! Ora è combini per il caffettino, capito? Vabbè, un attimo i combini. Ma non ci vedo combini qua, figa. Non vedo neanche un combini. Non c'è un combini, figa. Ah, ecco Alla, ecco Alla. Mo' mi ferma, vedi? Ma che sta facendo? Non si può riprendere qua. Sciolbe. Non si vede selva. Ti aiutiamo a casa tua, mi dicono. Ah no, c'è semplicemente qua la casermina. C'è la casermina. La caserma. Vedete, uno parcheggia. Gli inspector. Vedete, pam 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 pam. E via, è andato. Traversa, dicevo così, non diamo nell'occhio. Una cosa, una chiacchiera con. Sì, è un cubano, una chiacchiera con la pula. Una chiacchiera con la pula. Oh, vedete? Albeggia. Ma no, no. Se la filmo così, che problema c'è? Oh, non c'è un combini, manco a pagarlo. Porca miseria. Però si inizia a vedere una bella alba, eh? Una bella alba Parietti. Mamma mia, è battuta anni 90, 80. Si vede che non ci sia neanche un maledetto combini per Piancaffè. Stramaledetto bambini.
Eh sì, sono il futuro futuristico, rap futuristico. Qua c'è Domino, Albatros, Madonna. Oh, ditemi se sto a scammare qualcuno, eh. Avvertitemelo, scrivetemelo. Non voglio scammare nessuno. Facciamo la GTA, abbiamo un motorino di Domino. Tutto ok, peccato, speravo di non aver visto almeno 10 abbonamenti, peccato. Vedete, Domino, l'ultimamente l'ho preso, però ho esagerato. Ho preso la pizza con 4 formaggi dentro, la crosta, una schifezza unica perché non erano formaggi. Non erano formaggi. Poi adesso hanno fatto la pizza in collaborazione con Hilton. Sembra una schifezza, però io ripeto, intanto me la pio Domino, pio quelle semplici, non so male per quello che è. A parte 100 abbonenti di livello 3 sarebbe bello, 100 abbonenti di livello 3 sarebbe godurioso, sarebbe godurioso. Qua non c'è un cazzo però, mi sa, neanche li combini, quindi poi giriamo a destra, andiamo un attimo verso di là. Sono formaggi, dove dici? Quello là dove ho mangiato la pizza? Erano creme di merda di formaggio, erano, sai, quelle cose che mettono gli americani? Cioè io, se fosse stato qua con i quattro formaggi, cioè nel senso che stava il cheddar, dicevano, se fosse stato il vero cheddar, quantomeno una sottiletta di cheddar, sarebbe andata bene. Invece no, era la crema di cheddar, una merda. 100 abbonenti, un tempo mi davano 100 abbonenti, in tempo, a tempi d'oro. Vi prendevo i 100 abbonati. Ormai ragazzi, che devi fare? L'età, i contenuti sono un po' stantii. Che dobbiamo fare, ragazzi? Che dobbiamo fare? I social, sono impegnato, non riesco più a stare tanto come vorrei sui social. Più di tanto non posso fare. Vorrei pure io poter fare, non avevo un cazzo da fare, poter fare 4 video al giorno su Facebook, per dire, però purtroppo non ce la faccio. Giappone, no, tira, solo che è colpa mia, nel senso che tante altre persone fanno in Giappone vanno bene, è sempre colpa mia, raga. È inutile dare colpe a cose esterne. Però va bene. Questo Pepsi mi è piaciuto, eh? No, non l'ho superato, ma guarda, mi sta a far venire voglia, oggi mi ci rimetto, guarda. Su Pepsi Man, io vorrei il gioco originale, vorrei una copia originale, chissà mo costerà tantissimo perché è diventato un gioco meme, capito? Pure in Giappone costerà tantissimo ormai. Allora, cercherò la storia di Domino, allora la cercherò. Attraversiamo, va. No, non ho fatto in tempo, va bene, però mi incuriosisce anche di qua. Domino's, mamma mia che lens flare! Ho cercato uno che me lo vendesse su internet, ha fatto ne voglia, eh! Questo che è? Ah, Ion questo è! È aperto Ion? Perché in caso Ion c'ha il caffè buono! C'ha Ion! È aperto Ion! Sembra ma non lo è secondo me! Sembra aperto ma ha solo le luci accese secondo me. Beh, c'è un Family Mart più avanti però, andiamo al Family Mart. Grazie Gio Bruno, grazie mille, grazie mille. Aperto o chiuso? Secondo me è chiuso. Grazie Giordano Bruno, immagino Gio Bruno. Aperto, chiuso, sembra aperto ma è chiuso. Un saluto alla Tina, mitico, mitico, mitico. Ah, è chiuso, è chiuso? Sì, è chiuso, apre 9. Mitica alla Tina, io vado sempre al Circeo, quindi ci passavo alla Tina. Shoot 'em up con i muscoloni, c'è la versione per PS. Tu dici cosa? Dici Parodius, mi sa. No, un altro forse? Sexy Parodius dovrebbe essere. Credo sia Sexy Parodius.
o qualcosa di simile. C'è anche poi il picchiaduro. Ma pensavo di prendere un motovattore elettrico e fare passeggiate con quelle? In verità sarebbe carino, sì. Però vabbè, ma così almeno ci segniamo in movimento. Non è Parolius, ah, è un cocca. Ah, Aniki, Cho Aniki dovrebbe essere. Dovrebbe essere tipo Cho Aniki o qualcosa del genere. Ti hanno detto che vanno andando a montare sugli stranieri in Giappone. Dovrebbe essere tipo il 10 gennaio o qualcosa di simile. Come fai a girare così presto? Perché è l'unica ora in cui posso fare live. Cioè, ormai potrei farlo anche di sera, però ormai ho preso il ritmo. Sì, Aniki, cioè, o Aniki o Aniki, forse erano entrambe le versioni che stanno, sia normale che super. Pandemonium no, ma c'è sempre, non so perché, c'è uno di quei giochi che ho uscito quando comprai il computer del 97, ci volevo giocare, ma non ci ho mai giocato. Ah, arriva il treno, dove sta il treno? Ah, ma siamo arrivati al tempio qua. Ah, ma qua siamo arrivati al santuario figo. Ah, o oh no? No, aspetta, è ancora abbastanza lontano, però la strada è quella. Andiamo su un caffè. Cioani, che perfetto. Eccoci qua, andiamo sul caffè. That's il caffè, ce l'ho i spicci. 120, ce l'ho altri 10 yen. Ce l'ho, sì, no, sì. Dai, su. Sì, ce l'ho. Hot coffee Comunque, parlando di cose diverse, ho rivalutato moltissimo Jujutsu Kaisen. Madonna, col cappuccio mi vengono i capelli terribili. Ho rivalutato moltissimo Jujutsu Kaisen. Quando uscì Jujutsu Kaisen mi sembrava comunque il migliore della triade di Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers e cosa, come si chiama? Kimetsu no Yaiba. Mi sembrava comunque fosse il migliore, però pensavo sarebbe diventata la solita cosa molto mediocre. Invece molto carino Jujutsu Kaisen, molto molto carino Jujutsu Kaisen, rivalutato tantissimo. Contento invece di essere stato di aver avuto ragione su Tokyo Revengers. Chi mi segue lo sa, ho sempre detto che faceva cagare Tokyo Revengers. Il mitico di Chirione veniva sul canale e diceva: vabbè, ma è figlio del suo tempo, non è tanto male, Davide, non è così male. Invece gli ha fatto il post in cui diceva che Revengers faceva cagare. Io l'avevo detto, però, l'avevo detto, l'avevo detto, l'avevo detto. Un saluto a Chirione, ma caro Chirione, io ci avevo visto lungo, caro clone, clone Chirione, caro clone. I cosi, i Yomamori, sì. Qui c'è pure queste. Quest'estate il Giappone cambierà sulle queste cestini, certo la paura della bomba. No, ma secondo me ormai non cambierà più, anche perché gli conviene più a livello economico, lo fanno perché così non devono smaltire meno roba loro. I cittadini poi devono smaltire a casa loro le aziende, quindi ci abbiano i soldi. Oh, guardate che bello! Ah, beh. Una cosa che ho pensato, portando a giochi Kimetsu, ho pensato a un'amica con animazioni incredibili. Prima di quello nessuno cagava, sì. È una serie mediocre che mi sono sbagliato, io ci ho provato pure a rivedere la seconda stagione, ma mi ha rotto proprio il cazzo tantissimo. Cioè, non è È vero, è vero, Sumo, forse il video nel combini, vabbè, abbiamo fatto il supermercato. Andiamo al tempio con il coso, durante l'alba.
Questo è, raga. Poi Tokyo Revengers, sì, Kimetsu no Yaiba, assolutamente noioso. Tokyo Revengers, una puttanata unica. Tempio dei cosi, no, un tempio. Santuario, in verità, un santuario fu importante qua, se no. Siamo andati tante volte, in verità. E questo è, raga. In questo caso è divertente, fa figo. So che c'è tutto il problema dell'anime che vengono overworkati malamente. Però è figo. È figo. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kats. Vai sta signore come cammina, ma ce la faccio a tornare in tempo. Yoshiharu, mi sei magna. Vediamo. Mappa ancora c'è, insomma, ma chissà quando farà. Mappa anche cosa, eh? Mappa anche Doro e Doro che non è sparito. Sì, è mappa e fa Jujutsu Kaisen. Mappa Doro e Doro sparito. Doro e Doro. Scomparso. Sì, no, si è attraversato. Oddio, il signore non ha attraversato, la gente. Il signore era molto timorato, effettivamente. Neanche io ho attraversato. Gran Turismo, ma penso di sì, ma è fatto in Giappone, però Gran Turismo è più un gioco per occidentali, effettivamente, forse. Ormai, mai dall'inizio, no, però. Ora ci do il film, no, di Gran Turismo, com'è? Com'è? Adesso girava voce che Mappa ha preso anche One Punch Man, girava voce, eh? Non si è capito se è ufficiale oppure no, se è vero oppure no. Mappa lavora male. Lavora proprio male. Questa è la realtà. Può darsi, Crivizzi, può darsi. Ormai tutti stanchi di questa situazione. Ma qualcuno ha detto forse di Mappa che secondo lui tra qualche anno collasserà il mercato del. Il mercato proprio là, come si può dire, il settore dell'animazione giapponese. Mago Pancione, mitico. Nonno il Mago Pancione. Eccoci qua. Eccoci arrivati. No, per via sia dei costi sia per i ritmi di lavoro assolutamente disumani, sia perché la gente magari non gli va più di fare questo tipo di vita. Il problema del Giappone è questo, a tutti i livelli, eh. Sono rimasti veramente con una mentalità antica in senso brutto in tanti settori. Eccoci. Alto Shogu di Sendai. Vedete che bello? Non so se riusciamo a salire, però molto bello. Ho sentito che non è già crollato il mercato del retro gaming, o sta veramente per crollare a breve. Guardate che luce che c'è ora. Sta per crollare il mercato del retro gaming. Vedete, il signore si è inchinato prima, ha fatto bene. Chi è che c'ha la macchina modificata? Vabbè, troppa speculazione sul retro gaming, eh. Guarda quanta gente va a quest'ora, andiamo pure noi. Troppa speculazione sul retro gaming. Ma che è? C'è quest'ora?
facciamo anche noi inchino perché sennò veramente pare brutto. Si conoscono. Facciamo un inchino. Troppa speculazione. Veramente. Pensi che questo presidenziale normativo rigida abbia contribuito all'invecchiare il presidente del paese? Beh, tecnicamente sì, perché ha portato anche una gestione della società e delle società in modo arcaico e sbagliato. Nel senso, secondo me, poi ripeto, è una teoria mia, ma non è che non ho fatto studi di questo tipo per poter dire che è così, però vedendola tutti i giorni, vivendolo, penso che il Giappone per molte cose ancora, ripeto, l'ho detto varie volte, è fermo agli anni 80-90, quando ancora era una potenza economica invidiabile, solo che non è più una potenza economica a livelli di quel periodo. E nel frattempo sono fatti mangiare in testa dai cinesi, dai coreani. Non sono riuscito a stare al passo coi tempi, non sono riuscito a stare al passo coi tempi. E molte cose sono gestite ancora come 20 anni, 30 anni fa. E non funziona più così. Non funziona così, non va bene. Pure l'overwork è un overwork fatto male, non è che dici hanno il crunch, hanno lavorato, hanno fatto. No, cioè, nel senso lavorano male anche da questo punto di vista. Cioè lavorano di più perché più ore perché lavorano male. Questa è una cosa che molti hanno fatto, hanno notato, molti notano. Perché loro hanno questa immagine del Giappone di quegli anni che era il top del mondo, però purtroppo non è più il top del mondo. Questo è. A tutti i signori di una certa età, compreso me. Vedete? Eccoci. Dovevo pulire meglio la telecamera. Ma problemi magari simili, ma per motivi diversi. Sì, ma il mondo intero collasserà probabilmente. Ma fanno la preghiera, è tutto pronto, raga. Tutto molto bello. Ah! Che nostalgiche queste. Che musiche nostalgiche. Ah, fanno Tai Chi, fanno, che fanno? Sì, Crivizzi, quello è la cosa più visibile. 15 anni fa gli ha fatto anche un favore, gli ha detto. Pensa se adesso arrivano e cercano di mangiarmi il cervello. Molto molto bello. Eh sì, stanno facendo il movimento mattutino. Wow. Ma quasi quasi partecipo pure io, guarda. Ora verrebbe a partecipare pure a me. Bellissimo, tutto molto bello, molto bello, tutto molto bello, c'è tutto un mondo, raga, domenica mattina, ah. C'è tutto un mondo che non conoscevo, vedete? Esatto, esatto, Grivizzi, l'idea è quella, molto bello, tutto molto bello, meno male che siamo venuti. Molto bello.
tutto molto affascinante, molto bello. È una, tutta una comunità di anziani della zona che vengono a fare il risveglio muscolare qui al tempio. Posso venirci anch'io, tanto l'età è sempre cioè da loro. Tra un po' queste cose spariranno. Ecco, questa è una cosa che sparirà a breve, no? Tra un po' sparirà questa cosa. Questa è una cosa molto che vedevi anche nei video degli anni 80, dei 90, della gente che veniva in Giappone, magari dai cosi, no? Magari turisti per caso, capito? E già il tempo era vecchia. Adesso questa è l'ultima generazione di gente che fa queste cose. Non sta lontano, non sta lontano, anche se ancora devo capire bene quanto tempo. Poi in Giappone e Cina, nonostante le differenze, sono lo stesso problema, figli e popolazione. Beh, Cina però ha un po' spinto troppo sulla popolazione. Sì. Molto bello però. Bella atmosfera, bella storia questa. Bella storia questa. Sì, la Cina è vicina. Belle storie queste, bella storia. Capito? Alle 6:30 parte. E poi loro si vanno a divertire, secondo me. Ma io quando, cioè, devo dire la verità, se c'è una buona pensione in Giappone, non, perché non tutti ce l'hanno, ovviamente stanno tanti vecchietti che lavorano, cioè vanno in pensione e poi iniziano a lavorare ai combini, tipo il signore che lavorava prima al combini, al supermercato, cioè avrà avuto 70 anni e lavora là, no? Ma pure più di 70 anni, cioè, e lavora là, quindi non tutti hanno una buona pensione per potersi permettere di fare quello che gli pare, però quelli che ce l'hanno, cioè in Giappone stai da paura da vecchio, una volta che stai, se c'hai soldi da vecchio, io mi vado a lì zagare tutti i giorni con spinacio, guarda. Ma dal pomeriggio, dalla mattina proprio, ma proprio manciaone proprio, me vado dalla mattina a mangiare gli yakitori. Tra vent'anni molte di queste aziende old school saranno cambiate, alcune delle più piccole saranno chiuse. Giappone, se deve sbrigare, anda al passo col tempo, perché non costruire bei palazzoni enormi a Tokyo e basta non è la strada che ti porta comunque qua successo poi nella sua lunga durata, Da quel punto si va, sì, certo, a quel punto sì, ma vivi in Giappone tra 40 anni, ragazzi, sarà al suo picco, ve lo dico, Vivi in Giappone tra 40 anni sarà, cioè voi rimanete iscritti per 40 anni sia su Twitch che su YouTube che su Instagram, si andrà sul picco proprio di Vivi in Giappone, una quantità di content esagerato, cioè a quel punto sarà una cosa continua, ma poi anche di qualità, guarda. Quello è il picco proprio, contenuti con Sakura, poi la voglia il best è là in casa di riposo, devi vivere in Giappone. Poi se Sakurina arrivata, che so, 18 anni, 20 anni, vuole fa, facciamo il canale con Sakurina, andiamo in giro per negozi fashion a mangiare cose buone, andiamo a fare cose così. Domanda di storia, se so risponde sumo, perché io ormai sono abbastanza arrugginito. Certo che tutti i focolai in giro del mondo siamo sul loro da World War 3, quindi a loro che fila di mettere per passare tempo ci stanno con la macera, ma non penso sia questo il modo in cui la penso. La Yamato al Giappone, ma Nihon, oddio, questo non risulta. Ah, oddio, bella domanda, no, dovrei controllare, non so quando è cambiato il nome, quando è diventato ufficialmente Giappone, Nihon, proprio Nihon come Nihon, dovrei controllare, non lo so sinceramente,
Cazzo, questo corvo non mi convince. Non mi convince il culo di questo corvo. Non mi convince. Esatto, c'ha ragione pure dei crivizi, però non credo potrà andare in giro Sagurina col papà. Mi dispiace. Sapete qual è il futuro di Twitch? Vedo molti streamer medio piccoli che sempre più che siano attorno dal che si... Aspetta, fatemi leggere con calma, io ho problemi. Che si allontanano dalla pandemia, fanno meno spec e meno live, però non vedo un circolo di gente nuova che arriva, perlomeno nei tipi di canali che seguo. Questo è vero. Io penso che ormai, tranne rare eccezioni, fare qualche numero decente su Twitch sia abbastanza improbabile. Ma anche il mio, io stesso, no, ovviamente, durante la pandemia, comunque il periodo subito dopo, potevo fare un sacco di live, facevo un sacco di live, facevo un sacco di spec in più, facevo iscritti, facevo a volte anche 100 follower a live, eh. Adesso mai, mai proprio mai. E ricordo c'erano un sacco di canalini che mi contattavano, mi chiedevano: Davide, vogliamo fare un'intervista, facciamo una collaborazione. E io alcuni dicevo sì, altri no, perché si capisce, nel senso, purtroppo il tempo è denaro, non voglio essere antipatico, però. E effettivamente questa cosa non c'è più, molti non fanno più Twitch, però che piattaforma c'è come live? Perché YouTube in verità non è migliorata, fa abbastanza schifo. YouTube come piattaforma live, dico, non come video. Video a me piacciono, lo sapete, dico, come piattaforma per le live ancora YouTube non ci sta. Kick, che è una schifezza pure quella, non lo so. Però mo vediamo, insomma. Certo, se sparisce Twitch mi tocca fare, metti che Twitch riconosce tutto, vabbè, noi se andiamo, chiudiamo tutta bottega, torno a fare live su YouTube, per l'amor di Dio. Ci avevo già provato qualche mese fa, ma però questo è, io ben riuscito a cogliere il balzo di Twitch, ma il problema di YouTube è che live, perché lo stream non è completamente vantaggioso, perché oltre a quello non, cioè le live tu non le becchi neanche in home page, tu devi andare a vedere la cosa delle, o se sei fortunato a becchi in home page, devi andare a vedere la sezione live. Ma chi cazzo è che va a vedere la sezione live su YouTube? Quello è il problema. E poi non manda le notifiche. Cioè, non manda le notifiche, quello è il problema. Almeno il Twitch quantomeno un po' le manda. Questo è il problema. Twitch però c'ha ragione, probabilmente adesso iniziare un canale Twitch non conviene. Ora come ora iniziare da zero un canale Twitch non conviene. Quando è che si mettono i modi di entrare dal Giappone? Non l'hanno rimesso, io in verità sono rimasto molto indietro, non ci stanno ancora? Che ha fatto Ita? Io ormai non ho più interesse, non vedo più i voli da una vita. Oh! Fermi, fermi. Déjà vu! Ah, lui è proprio. Wow! Cool! Macchinetta mezza scassata sembra invece. TikTok ormai, giovani, raga. Io però TikTok personalmente, appunto, non sono giovane, non lo so usare. O ti metti a fare sceneggiate su TikTok, oppure non. Era una duna quella del professore Dionizuka. Senti che era un. Wow! Ah no, quella non era la professore. No, la duna no, qual era quella del professore Dionizuka? Come si chiamava? L'abbiamo beccata con Oliver. La cresta, scusa, GTO. La cresta avevamo beccata con Oliver. Tamaro, però visto fuori non c'aveva nessuna preparazione, nessuna cosa strana. Era solo col motore 4, molto forte. Senti ancora come romba. Oh, vai, vai. Comunque sì, il panorama Twitch, voglio dire, ormai i veri big, voglio dire, rimangono, oppure comunque chi fa Twitch ha fatto Twitch. Ma io ribadisco, ho anche sbagliato, perché avrei dovuto iniziarlo proprio durante la pandemia.
Twitch. Me l'avevano consigliato in molti e non ho dato retta, ho sbagliato, però mi sono mosso un po' tardi, ma pelo pelo, proprio pelo pelo, il giusto momento ancora ok. Perché se avessi ritardato un altro po' sarebbe stato difficile. TikTok la merda totale, che ne sai, potrebbe esserci qualcuno che ti sta frenando video. Anche se non sei iscritto, assolutamente sì. C'è Kumon, il centro Kumon, e che dobbiamo fare Kumon? Dove stava Kumon? Eccolo qua. Che devi fare Kumon? Sì, TikTok è la merda, raga. Ai tempi d'oro io c'avevo sui 250-300 spec quando facevo i live di pomeriggio. Diciamo che oscillavo tra i 200 e i 300. Comunque 150 era assicurato praticamente sempre. E poi c'avevo dei picchi anche più alti, 400. Il massimo che ho raggiunto però ormai è arrivato a 1000. Sono arrivato una volta quando stavo in home page a 700. Ma neanche me l'hanno più l'home page, cioè devi fare un tot di live al mese per fare l'home page. Quello si è costruito il pubblico della pandemia e c'è rimasto, altri appena finita la pandemia non hanno andato per altri impegni, anche questo sì. Ah, ammazza la storia, io Kumon lo conosco ma non sapevo che fosse tutta questa storia, interessante. Tipo il cepu giapponese, eh? È il cepu giapponese. Dopo il viaggio in Giappone, cosa consiglieresti come tappe dopo aver visto Tokyo Hotel? In area Hiroshima, ovviamente Sendai, e non scherzo, ovviamente Sendai, la nostra bella Sendai, e poi magari fa un giro, visto che viene a Sendai, puoi passare in verità un po' a nord, in Hokkaido, andarti a vedere l'Hokkaido, che c'ha tante belle cose. Ho trovato un volo Italia sotto 100 euro, Italia Giappone diretto, bellissimo, bellissimo. Il Davidone giapponese, certo, questo è il Davidone nazionale, certo, certo. Dove vieni? A Sendai. Absolutely. Absolutely. Giapponese antico no, no, no. L'ho studiato però, al tempi però della sapienza. Ho studiato il giapponese antico e lo sapevo tradurre a un certo livello, poi ho abbandonato, avrei dovuto farlo durante l'università qui in Giappone, ma mi ero rotto il cazzo di studiare, quindi studiavo soltanto le cose che mi servivano per arrivare alla meta della laurea, quindi non ho tolto tutte le altre cose, cioè sono molto metodico come cosa. Io quando ho fatto la laurea qui a Tohoku ho fatto 90% dei crediti, l'ho fatto nel primo anno, ho massimizzato proprio i risultati senza pensare a fare altre cose che avrebbero potuto al contrario togliermi tempo. Ci costa meno un volo per la Giappone e per la Sardegna, ma no, quello che ha trovato lui, perché case piccole tipiche qui in Italia almeno in molte zone. E come imparare dalla immagine romana romantica, non molto utile. Ma se fai questo tipo di studi, sì, però. Io vorrei imparare il giapponese, quando sono venuto nessuno parlava una mazza in inglese, mi sentivo proprio fuori posto perché riuscivo a parlare con la gente. Sì, imparare il giapponese è bello, ma è difficile. Ricordatevi. Però è bello, una bella cosa. Una bella cosa. Siamo tornati a Domino, quindi siamo sulla strada giusta. Ci siamo. Ormai Yurna. Accia comincia la giornata, per fa la vita meno amara. Faccio uno stornello romano e napoletano. Mi so comprato sta chitarra. Domino ha fallito il brutto idea, è abbastanza scuola. Sì, già il fatto loro abbiamo pensato di aprire in Italia è stato molto. Questo discorso l'abbiamo fatto un'altra volta, ma secondo me avrebbero dovuto puntare solo sulle schifezze in stile americano, solo su quelle, e vendere soltanto pizze esagerate, e là ora con tutta la cazzata del food porn, perché io ho un po' paura quando tornerò in Italia quest'anno, no, il prossimo anno ci dovrei riuscire a tornare in viaggio, almeno un paio di settimane,
Io vedo, vedete, c'ha ragione anche Franchino, cioè tutta sta merda di food porn, cioè io non, poi non si riesce a capire se uno se può fare un panino dal pizzicagnolo con 6 euro, con 7 euro, può finire di farsi un bel panino crudo e bufala 5 euro, no, invece mo pare invece che se non ti mettono una salsa di tartufo e olive con nocciole e paghi 15 euro non te puoi fare un panino, pare. Però non ho capito se questo è il trend di tutta l'Italia oppure se riesce ancora a fare qualcosa di normale. Come lavorare in Giappone? Io adesso sto alla mia seconda esperienza lavorativa. La prima esperienza lavorativa, no, non per sputare il piatto in cui ho mangiato, però sinceramente, perché era tutto, nessun problema, magari cioè, sono trattato bene, niente di, tranne qualche evento un po' del cazzo, qualche personaggio un po' del cazzo, però sinceramente. Era un'azienda gestita veramente male che mi faceva mettere mani nei capelli ogni giorno. Adesso lavoro in realtà molto diversa, ben diversa, con obiettivi definiti, con cose che arrivano ad un risultato. Cioè, io per 4 anni ho fatto cose che non arrivavano da nessuna parte, ma non io, tutta l'azienda in generale, erano progetti che non andavano da nessuna parte, invece finalmente adesso fai una cosa. E quindi è. Adesso sono molto peso, cioè sento molto la pressione del lavoro, però almeno mi piace, almeno c'è un risultato, almeno. Quindi tecnicamente io personalmente là mi dico di non fare gli straordinari, proprio perché poi rompono il cazzo anche quelli della, come dice, può dire, dei lavoratori, associazione dei lavoratori. Però vedo che i miei superiori fanno straordinari esagerati, devo dire la verità, però per il momento devo dire mi trovo molto bene, molto bene, molto impegnato rispetto a prima, molto impegnato, molto interessante, buona atmosfera. La passione del lavoro non dipende, dipende ragazzi, è come in Italia, dipende se ti piace il lavoro, se non te ne frega niente stare là e basta. Io nell'azienda vecchia vedevo che era tutto molto. Una di quelle aziende vecchie che vi dicevo, no? Di quelle aziende impostate come il Giappone degli anni 90, 80-90, col capo padre padrone, che lui decideva tutto e faceva delle scelte scellerate e tutti zitti a Mosca per far uscire un prodotto. Due meeting al giorno, 3 mesi, ma che 3 mesi, un anno di meeting per poi fare un floppone totale. È terribile. Per ogni singola cosa. In Giappone c'è molto la forma, c'è molto la forma, anche adesso devo dire la verità, se devi chiedere una cosa devi chiedere in un certo modo, se ti devi chiedere di andare dal tuo superiore a dire una novità o qualcosa, lo devi dire in un certo modo. Su questo mi stanno bacchettando, eh. Giustamente, non ingiustamente, giustamente mi stanno bacchettando. Davide, devi fare così quando ti chiamo, devi prendere nota, devi prendere il block notice e scrivere. È giusto, è giusto. Devo abituarmi a questo nuovo tipo di. Che è quello giusto, in verità, di rapporto aziendale, perché l'altra azienda invece era completamente allo sbaraglio, era una cosa diversa. Esatto, Sumo, esatto. Sempre la storia recente di Honda HRC, perché probabilmente è lo stesso problema in scala molto più grande, hanno gli stessi problemi. Ma anche per esempio, studiando, vedendo tutte le storie dei videogiochi, no? Per quanto riguarda la vecchia azienda, tutto quello che è successo alla Sega, no, non è molto strano. Adesso, avendo lavorato in un'azienda come quella, mi rendo conto che non è strano quello che è successo alla Sega negli anni 90 quando si sono autodistrutti, cioè, soprattutto tutta la storia del 32X del Sega CD, no? Di far uscire tutte queste periferiche del cazzo, non è assolutamente strano per la mentalità delle aziende giapponesi. Per un'azienda come potrebbe essere stata la Sega in quegli anni, del non comunicare con la Sega of America che stava spingendo bene il prodotto, invece loro hanno tagliato le gambe, per dire, è completamente in linea con certe cose.
Invece devo dire, azienda, non è un'azienda, però dove lavoro adesso c'è molta comunicazione, le cose vengono fatte, c'è l'obiettivo, dobbiamo fare questa cosa entro questo giorno. E non è che tu dici no, no, lo devi fare, cioè quella cosa deve accadere entro quel giorno, perché se accade, non è un obiettivo a buffo. Non è che dici dobbiamo fare questo entro, no, cioè devi fare quella cosa perché succede. Almeno c'è molto. Ho detto, oh cazzo, abbiamo fatto questo stage, passiamo al prossimo stage. Abbiamo fatto questo risultato, c'è stato questo risultato, passiamo al prossimo. È proprio un altro feeling. Finalmente dici, oh ok, c'è qualcosa, oh questo è concreto, questa è una cosa concreta, la prossima volta cosa devo fare è quest'altra. È molto diverso, molto diverso. Quindi non posso parlare in generale perché sono due realtà nello stesso paese, nella stessa città, completamente diverse. Sì, eventi, eventi, eventi internazionali. La Tower of Power, sì. La Nintendo perché invece è gestita bene, vedi? È un'azienda antica anche la Nintendo, credo anche più della Sega, ma è gestita da gente. Non c'è tempo di corsa di vittoria, quello sì. La Nintendo è stata gestita da gente in gamba. È stata gestita da gente che sapeva. Questo pure è bello, perché studiando. Non studiando, perché non è sto a studiare, vedo i video su YouTube, non sto a studiare, però vedendo tutta la storia delle console, delle cose così, no? Poi leggendo online, così. Lo vedi anche questa differenza, no? Per dire la Nintendo. Da paretta ascoltava quello che dicevano quelli americani, no? Perché l'America era il più grande mercato che c'avevano. C'era il game tester che provò Super Mario Bros. 2, quello originale giapponese, quel vero sequel di Super Mario, e disse: no, questo gioco agli americani non gli piace perché è troppo difficile. E loro hanno detto: ok, c'ha ragione questo. Gli diedero un altro gioco, poi spacciarono per Super Mario Bros. 2 e divenne un cazzo di successo mondiale pure quello. La luce verde è accesa e illuminata per la prima volta. Dove si era stata e con la sigla a chi fosse dedicata. Non so qual è stata, forse la statua della ragazza. Non so chi è dedicata, ma è fatta da un italiano. Tra l'altro, comunque mi sta a perdere. Non so bene dove devo girare per arrivare a casa. Come la Nintendo, la PlayStation più o meno sono interessato più l'America a controllare il brand, sì. Siamo a Sendai, a Sendai. Ragazzi, ricordate, se volete aiutare il canale, un abbonamento, Amazon Prime per voi è gratis, è un grande aiuto, un grandissimo aiuto, eh. Ma forse è qua. Forse è qua. Dovrebbe essere qua. È un grandissimo aiuto, ragazzi, eh. Mi raccomando. Quella non so, non mi ricordo a chi è dedicata, non mi ricordo la posa, però è fatta da un italiano quella statua. È fatta da un italiano. Sì, su Gyudon Chidori. Ma mo magari una di queste sere ci passiamo, io magari pure la live di Natale, il 24 sera andiamo a fare. Poi 25 lunedì io ho preso mezza giornata però dal pomeriggio perché ormai sono diventato giapponese. Non si prende troppe ferie però. Però si potrebbe fare. Non potrebbe fare. Ma se è casuale. Ma se avevo fare una casa così. Ok, si sì, dovrebbe essere la strada giusta questa. Dovrebbe essere. Tutto a tema KFC. Ah, oggi mo caricherò il video di KFC pure su Instagram, va. Che videogiochi? Di chi parli, dici? Fra adesso? Oddio, devo andare al bagno, oddio. No, è sempre lo stesso cielo, sempre. Ah, tu dici in generale, scusa, il discorso delle aziende. Sai che è un'azienda solo giapponese che fa ancora milioni? Sì, quelle che hanno capito ci stanno. Qua siamo. Quartiere, sempre comunque distretto di Aoba. Oh, guardate che bel sole!
No, adesso purtroppo ragazzi, tra un po' devo tornare, anzi, sono già quasi le 7, però rimaniamo un altro quarto d'ora, dai. Un altro quarto d'orina. Ce lo facciamo. Wow, ma che è? Inquietante. Non c'è, non si capisce se è una casa o un forno crematorio, perché ci stanno, le funeral house che hanno quella forma, eh. Potrebbe essere, ma non c'è scritto. Ah, andiamo davanti alla Hoppe, va. Alla Hoppe. Andiamo davanti alla Hoppe. Che ci divertiamo. Ci divertiamo, Maremma Bucaiola. Ah. No, questa. Ah, tu dici il nome della storia, della strada è Gyozenji Dori, è Gyozenji Street. Gyozenji. È quella principale, proprio quella principale. Ma ci dovrebbe essere qualche articolo in inglese sulle statue, se lo cerchi, eh? La scatolina, dice Fra Resu. Eh sì, quello. Da 3 anni devo farci il video, ma poi non l'ho mai fatto. Perché sono le Keiji Dosha, sono le macchine leggere, molti le usano anche come seconde macchine più che altro. Sono in Italia, in Europa non credo siano a norma, non credo possano girare se non modificate. È vero che le vie non ci sono scritte in Giappone, è un po' complesso, nel senso che stanno i nomi delle vie principali, ci sono. Poi il quartiere, c'è il nome del quartiere che è poi è diviso in Ichome, quindi prima strada, seconda strada, e poi là all'interno c'hai i numeri civici, e poi all'interno c'hai, allo stesso tempo c'hai poi il nome del palazzo. Però sì, quartiere, nome della zona, lo sai, è un po' diverso il concetto, ma. Ci si può abituare. Però in Giappone per questi prossimi 10 anni mi ero come zia, ha detto speriamo, se devono dare una svegliata, magari se la stanno dando. Però un altro problema, ricordiamo sempre, è che puntano troppo su Tokyo, secondo me. Puntano veramente troppo su Tokyo. Cioè c'è solo Tokyo. Osaka, ok, magari c'è Osaka, Kyoto per il turismo. Ma puntano veramente tutto troppo su Tokyo. Veramente. Fa il corriere in Giappone, però vabbè, loro anzi sono veloci, eh. Sono molto bravi i Wyoming. Vabbè ragazzi, io vi lascio che inizio a sentire il risveglio delle budella, diciamo. Finalmente sono riuscito a fare la live, scusate se la settimana scorsa ho Sapporo Yokohama, ma anche se andai, guarda, alla fine è molto sviluppata, però fuori da quello. Vabbè, poi c'è anche Nagoya, magari, altre città, però rispetto a Tokyo. Ok, allora facciamo intanto il raid a Darione, se c'è qualcuno che può fare il raid dei moderatori. E quindi grazie ai moderatori per aver moderato, grazie ai abbonatori per aver abbonato, grazie ai followatori per aver followato, grazie ai lurcatori per aver lurcato, grazie a tutti, ci vediamo presto, alla prossima settimana. A frappè, grazie a tutti, io vado a casa, dai.